Donne si devono amare, voler bene, non ammazzarle, perché sono le nostre mamme. Sono due volte mamme le nonne. Sono le 19.30 di ieri. Le urla squarciano il silenzio di questo piccolo borgo ad un centinaio di metri da Paestum. Sono le grida lancinanti di Ermenegilda Candreva, 76 anni, conosciuta da tutti come Nonna Gilda, in questa piccola comunità in provincia di Salerno. Ad ucciderla con 6 coltellate la nipote di 16 anni, pare al termine di un litigio. L'ha colpita con un coltello a serramanico dalla lama di 7 centimetri, un colpo all'addome, 4 alla schiena e 1 al collo. La sedicenne è stata notata qui da alcuni vicini. Era su questi scalini, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue. All'interno di questo appartamento il cadavere di Nonna Gilda. Poco più avanti il coltello a serramanico utilizzato per commettere l'atroce delitto. C'era soltanto una ragazza a terra, seduta, sanguinante, e un ragazzo che gli teneva sta ferita per non far uscire il sangue, insomma. Questa ragazzina diceva qualcosa? No, piangeva e gridava, chiamava il padre e niente. Ieri sera la ragazzina era da poco arrivata a casa della nonna paterna. Cosa sia realmente successo in quell'appartamento al civico 58 del vicolo delle Tavernelle resta ancora un mistero. La sedicenne nella colluttazione ha riportato una ferita al braccio. Nulla di preoccupante, diranno i medici. Ora è stata sottoposta a fermo con l'accusa di omicidio volontario. Sotto shock la piccola comunità. No, abitava sempre sola qua. Era una brava persona. Lei è un'amica di Gilda. Molto un'amica intima proprio, come sorella. Noi siamo cresciute tutti insieme in questo vicolo. Siamo una sola famiglia. Le ha mai parlato della nipote? Mai, ma lei amava le nipote, l'amava. Una ragazzina dalla vita apparentemente tranquilla, non una macchia, non un'ombra nella vita della sedicenne, nulla che lasciasse presagire il tragico evento. Una famiglia tranquillissima, non è emerso nulla di particolare, una ragazza per bene, quarto anno del liceo, studia, nessun fatto di particolare rilevanza. Ci volevamo bene, visto come stiamo uno a qualche parte, qua ci vuole bene e basta. Solo così stavamo, gli si facevano la barzelletta, ridevamo insieme, questa è stata. Stava a casa, aveva un cagnolino, lo portava camminando. E questo facevi? Quando l'ha vista l'ultima volta? Ieri l'ho vista e poi non l'ho vista più. Cosa le ha detto? Ma niente, ne parlavamo di noi, che se ne doveva andare. Dove doveva andare? Ad Agropoli, dalla figlia se ne voleva andare, perché qua stava sola e se ne voleva andare. Ieri sera siete state insieme, quindi? No, erano, quando sono andata da qua erano verso le 4. Era sorridente, bella, allegra. Avete preso un caffè insieme? No, non l'ha voluto ieri. Sì? Era serena, quindi. Sì. Le ha detto che sarebbe venuta la nipote. No, non mi ha detto niente, non abbiamo parlato di questi noi. E dei nipoti cosa ci può raccontare? Ma niente, non li sapevo proprio i nipoti. Non parlavamo mai dei nipoti. Lei non parlava mai dei nipoti? Ogni tanto, ma non è che. Venivano a trovarla questi nipoti? Non lo so.